Siamo in compagnia di Mister Sbravati dopo una bella vittoria del derby. Allora, innanzitutto Mister, ci racconti un po' che partita è stata dal suo punto di vista dal campo. Una partita molto emozionante, e devo fare i complimenti alla Sampdoria perché ha avuto un atteggiamento coraggioso, ha giocato a calcio, ci ha messo in difficoltà a larghi tratti anche al secondo tempo. Abbiamo avuto anche noi parecchie opportunità, soprattutto al primo tempo, però dal campo colpo su colpo, duello su duello, l'impressione è stata di una partita sportiva, di una partita combattuta, di una partita dove bastava poco per spostare l'equilibrio in un episodio. L'episodio a nostro sfavore, che è stato l'espulsione, forse ci ha dato quella coesione quello spirito di intenti, che l'unione di intenti che poi ci ha consentito di avere anche più coraggio in una ripartenza, non so, forse due minuti dalla fine, se non sbaglio, dove poi è venuto fuori il gol di 1-0, cercato, voluto e insomma, anche un po' di fortuna, questo è innegabile, ma un plauso a questi ragazzi, un plauso, un ringraziamento particolare al mio staff, perché lavora con una serietà, una continuità, un'applicazione, una dedizione importante dal primo giorno, e è giusto che se la godano, è una giornata emozionante, e poi il primo posto, un'altra cosa. Esatto, una giornata che vi ha permesso di conquistare matematicamente il primo posto in classifica con una giornata d'anticipo, tra l'altro. Esatto, sì, è un percorso importante, è stato, e ovviamente oggi si è concluso con questa vittoria che dà prestigio, perché è anche la mia nostra cittadina, quindi fa ancora più piacere, però è stato un percorso importante. Siamo adesso dovremo affrontare queste finaline, un girone a 4, se non ho capito male, devo ancora arrivarci conferma e vediamo. Adesso tutto quello che viene in più è un piacere, insomma, finora quello che hanno fatto è tutto meritato, quindi un ringraziamento. Ha sottolineato le tante occasioni nel primo tempo, tanti calci d'angolo, è stata nel corso della vostra stagione un'arma in più, diciamo, 14 gol da calcio piazzato, oggi ne avete battuti tanti senza però riuscire a trovare la via del gol. Esattamente, è sempre stata la nostra arma, oggi siamo stati un po' poco precisi, a volte nel calciare, a volte nel tempo di attacco porta, le volte che abbiamo attaccato la porta e abbiamo colpito siamo stati poco precisi nell'ultimo colpo, nell'ultimo tocco, però sosteniamo che sia comunque un'arma che da qua alla fine potrà tornarci molto utile. Grazie mille e complimenti. Grazie a voi sempre per il seguito.